Ciao a tutti amici di eximartore.com, ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il TT Sports Black, mosso da chimico con sensore laser e con possibilità di selezionare DPI fino ad un massimo di 4000. E oltre il mouse è dotato di un pratico sistema di tuning dei pesi, in modo da personalizzare il peso a seconda delle nostre esigenze. La confezione, come possiamo vedere, è molto aggressiva, una grafica molto aggressiva, come tutti i prodotti della TT Sports. Inoltre abbiamo la possibilità di visualizzare il mouse contenuto all'interno della confezione tramite una pratica apertura. Procediamo dunque ad estrarre il mouse ed il relativo bundle dalla confezione. Ok, vediamo quindi di che cosa è composto il bundle del Black. Allora, nella confezione troveremo un pratico sacchetto in tessuto con il logo della TT Sports, manualistica varia che vedremo nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com ed il mouse stesso, il TT Sports Black. Come possiamo vedere è dotato di una superficie soft touch. Nella parte superiore inoltre è presente un classico scroll di tipo cliccabile con una superficie gommata per migliorare il grip, e al di sotto sono presenti due tasti per lo switch dei DPI. Inoltre il logo e lo scroll avremo la possibilità di personalizzare il colore tramite il software di gestione del mouse stesso. Nel lato sinistro troviamo una pratica superficie gommata con alcune palline di gomma che servono appunto per migliorare il grip, i due classici pulsanti avanti e indietro. E nel lato destro non sono presenti ulteriori tasti. Nella parte inferiore troviamo il sensore, che in questo caso è una Wacom 9500 di tipo laser, e poco più sotto troviamo uno sportellino che contiene il sistema di tuning del mouse. All'interno troviamo 5 pesetti da 4,5 grammi ciascuno, che ci permetteranno appunto di personalizzare il peso complessivo del mouse. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto ed il connettore USB è placcato in oro. Inoltre, abbiamo avuto come omaggio dalla TT Sports il relativo mousepad d'Acer di dimensioni, dove sono, eccole qui, 400x320, e sul cui andremo ad analizzare il mouse. Vi mostriamo inoltre il mousepad che in tessuto, come possiamo vedere, è dotato anche di un pratico astuccio, o comunque borsa per trasportarlo quando ci servirà per portare il mouse o comunque il mousepad ad eventi di gaming o a LAN party. Ed eccolo qui, il mousepad ha una dimensione abbastanza generosa. Sono presenti il logo e il modello del mousepad negli angoli, e la superficie è completamente in tessuto. Avremo quindi la possibilità di usufruire di una superficie molto comoda sia al tatto che alla scorrevolezza del mouse. Vi rimandiamo direttamente alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com per ulteriori approfondimenti, immagini dettagliate e la recensione scritta di entrambi i prodotti. Un saluto da tutto lo staff.